Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla dodicesima puntata in stagione di calcio di rigore. Pareggiano nei rispettivi tornei sia il Rimini che il Russi, invece continua a comandare nel torneo di promozione marchigiano Olimpia Marzocca, invece in prima categoria volano a braccetto Pietrakuta e Igea Marina. Questa sera, come sempre, affronteremo il tutto in compagnia di chi, ovvero vado a presentare la nostra Veronica Lisotti. Ciao Veri. Ciao Daniele, bentrovati a tutti voi. Allora, ripartiamo con calcio di rigore, davvero anche questa sera tantissime le tematiche che andremo ad affrontare e soprattutto tante le immagini che vi mostreremo e partiremo proprio con quelle relative alla partita del Rimini, poi ci sposteremo nel campionato invece di promozione dove vedremo Russi Cotignola e San Pietro in Vincoli Savarna, poi come di consueto ci spostiamo invece nel campionato marchigiano dove andremo a vedere quello che è successo tra Moie Vallesine e Gabice Gradara e poi concluderemo con la prima categoria Girone H ed esattamente con la partita Vis Misano Vis Nova Feltria. Come tutti i lunedì per interagire con noi 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp, per chi volesse rivedere le nostre puntate www.romagnasport.com e poi aggiornamenti in tempo reale sulla nostra pagina Facebook calciodirigore.official. Allora davvero stasera siamo pronti per partire, tantissime le immagini e anche tanti gli ospiti. A te Daniele. Eh sì, iniziamo dalla mia sinistra dove troviamo con piacere il nostro Giacomo Alpini. Grazie Giacomo. Ciao, buonasera a tutti. Era stato già qui tra noi lo scorso anno il portiere del Torconca Calcio, grandissimo campionato fino a questo momento, Mattia Melchiori. Ciao a tutti. E anche lui lo scorso anno era stato qui, l'allenatore Fulvio Fabiani. Buonasera. E infine diamo il benvenuto invece ai nostri studi Veronica, il difensore ma anche vice capitano del Misano Calcio, Simone Imola. Ciao. Sera a tutti. Buonasera anche a te. Bene, con i nostri registi andiamo a vedere subito quello che è successo ieri nel campionato di eccellenza con risultati e classifiche. Ci aiuta in questo momento Stefano Papini. Esattamente, quindicesima giornata, partiamo dalla vittoria a rimonta del Castrocaro sulla Fiariccione 3-2. Primo inciampo invece per Mister Mosconi, Corticella Bellaria Gia Marina 1-0. Faenza San Pierana, sesto urra consecutivo e ottavo risultato utile 2-1 per il Faenza. Poi c'è invece una pesante sconfitta per il Cervia, ben 5-1 in questa sfida salvezza. Il quinto successo invece della Marignanese sull'Argentana arriva con un bel 1-0. Massa Lombarda classe 2-1, Maiorano decide, poi classe in realtà contesta l'ultimo gol. Olmeldola Rimini 1-1, come sempre sul Rimini ne parleremo successivamente in Sport Up. Real San Lazzaro Granamica 1-2, si interrompe dunque la striscia positiva del Real San Lazzaro. Poi Sant'Agostino Progresso 0-1, torna a sorridere il Progresso, mentre Sasso Marconi 2-0 con una Savignanese rimaneggiata. E allora, ricordando che San Pierana Sasso Marconi si deve ancora giocare, andiamo a vedere invece la classifica, considerando che il capocannoniere è Noselli del Sasso Marconi con 13 reti e quelle invece segnate in questa giornata sono ben 27. E allora in classifica vola in testa il Sasso Marconi con 35 punti, seguita poi a 34 dal Rimini. Sasso Marconi con il migliore attacco, 27 punti insieme a Rimini, che però vanta anche la migliore difesa con solo 8 gol subiti in attesa del big match di domenica prossima proprio tra Rimini e Sasso Marconi. Siamo poi con il Granamica che segue a 28 punti, il Classe a 26 e il Real San Lazzaro a 24 in coabitazione con Faenza e Savignanese. In zona rossa troviamo il Sant'Agostino con 15 punti, l'Olmeldola 12, San Pierana 10 e Bellaria Gia Marina 9, chiude ancora il fanalino di coda con 8 punti, il Cervia. Questa sera mi scuserà il nostro Giacomo Alpini, ma voglio sentire prima i nostri ospiti in merito proprio ai vari campionati e poi voglio entrare con Fulvio invece nel torneo di eccellenza. Simone, inizierei da te che sei laggiù. Ho definito spesso il campionato di prima categoria un campionato molto bello per le piazze che ne fanno parte in questa stagione. Gli ostacoli fino a questo momento affrontati da te personalmente ma anche dalla Vis Misano. Mi spiego meglio, un inizio davvero alla grande per la tua formazione, poi c'è stato un rallentamento, cosa è stato dovuto e infine la ripresa, perché comunque siete quarti in classifica, lo ricordiamo. Allora, innanzitutto sì, secondo me quest'anno anche il livello della prima categoria rispetto all'anno scorso è più elevato.
L'inizio noi eravamo partiti con 3 vittorie, 0 gol subiti, dopo abbiamo affrontato l'Igea che a mio modo di vedere forse è una tra le 2-3 squadre pretendenti al titolo e più forti del campionato e da lì forse diciamo una batosta ci ha dato un po' fastidio perché le nostre convinzioni non aver mai perso e quant'altro sono un po' cadute. Dopodiché abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni a livello di gioco, ci è mancato un po' di gol, un po' troppi gol presi ahimè e quindi abbiamo avuto un periodo dove abbiamo avuto parecchie difficoltà. Da 2-3 domeniche ci siamo un attimo risollevati, adesso la classifica al momento lascia il tempo che trova, però l'importante è che abbiamo superato diciamo, questo periodo un po' negativo. Non il gioco, come ho detto, non è mai mancato, però il campionato è ancora molto lungo e noi guardiamo partita dopo partita. Mattia, la scorsa settimana io e Veronica abbiamo fatto i complimenti a un protagonista della Polisportiva Stella, essendo il primo anno che appunto la Stella è nel campionato di promozione, ma occorre fare i complimenti anche alla tua formazione. Insomma, avete fatto bella figura contro i russi, contro il San Pietro, pian piano vi state ritagliando sempre più spazio. Dove vuole arrivare questo Torconca? Ma noi ci eravamo prefissati a inizio campionato di fare un buon campionato e una salvezza tranquilla, poi chiaramente è un periodo in cui i risultati ci vengono anche a nostro favore, questo merito molto anche del mister che ci ha saputo anche risollevare da un momento difficile iniziale. Adesso ce la giochiamo, siamo lì davanti, la classifica è molto stretta, quindi un passo falso ti farebbe scalare di anche 2-3 posizioni. Si vedrà da qui alla sosta natalizia, poi ne parleremo col mister negli spogliatoi. E vedremo. Allora, mentre chiedo al nostro Stefano Papini di mandare le immagini inerenti a Meldola e Rimini, così parliamo e ci concentriamo sull'eccellenza, andrei proprio a sentire mister Fulvio Fabiani, perché praticamente prima parlavamo a telecamere spente, una formazione che rispetto alla scorsa annata sta un po' deludendo nel campionato d'eccellenza che lui conosce molto bene, la Sampierana. Ti aspettavi una stagione del genere? Tra l'altro da una notizia il Rimini sembra interessato proprio all'ex attaccante di San Piero in Bagno, ovvero Valori, e quindi sarebbe un bel acquisto. Ma sinceramente a San Pierana non pensavo che andasse non come l'anno scorso, ma così un po' troppo esagerato, perché hanno fatto un filotto di partite negative prima di cambiare il mister notevoli. È vero che magari il vecchio mister Grotti era la prima esperienza, e ti devi confrontare con l'ambiente dove hai fatto il giocatore, fare il passaggio tra giocatore e allenatore non è mai facile, però a San Piero c'è sempre stato uno zoccolo duro che di conseguenza secondo me anche i dirigenti avevano valutato che poteva riuscire il buon Grotti, e adesso è arrivato il nuovo mister che allenava a Meldola, mi sembra Giorgi, ha vinto forse 1 o 2 partite, ha fatto un po' di punti, però quando ti trovi laggiù nelle sabbie mobili puoi risalire, è una gara dura. Sono andati via qualche giocatore, però lo zoccolo duro della Sampierana c'è, lassù la cattiveria agonistica c'è sempre stata, sono dei giocatori importanti, quindi sinceramente io mi auguro che Sampierana si tiri fuori dagli ultimi posti. Che effetto ti fa invece vedere in questo campionato i Rimini che lo scorso anno calcava i campi della Lega Pro? Vedere i Rimini qui sinceramente era triste un po', anche perché magari loro inizio anno pensavano di... a inizio anno, di vincere tranquillamente il campionato, però purtroppo i campionati dilettantistici non sono come i campionati Serie B, Serie C, che c'è più tecnica, qui c'è agonismo, c'è cattiveria, sono a giocare in campo domenica a Meldola che sono andati a pareggiare 1-1, tutti li affrontano col coltello tra i denti, secondo me non sarà facile, anche perché il Sasso Marconi che l'anno scorso aveva sfiorato la promozione, c'ha dei giocatori importanti come Loselli, che da quello che mi diceva l'anno scorso Righi quando eravamo qui, era un giocatore che non è che è andato a vivacchiare a Sasso Marconi, si impegna, lotta come un ragazzino e quello è importante. Mi ricordo un po' il Casa dei Parlanti della situazione. Sì, bravo. Casa dei Parlanti, un grande giocatore. Un grande giocatore a livello dilettantistico. Tra l'altro era un Loselli capocannoniere. Esatto, insomma, quindi sottolineare che quello che un valore aggiunto secondo me per Sasso Marconi. Beh, per Rimini non so se sarà così facile. Poi forse, sai, nel calcio c'è sempre un po' politica e molto probabilmente alla fine cercheranno di aiutare il Rimini, mi viene da dire. Spingeranno un po'. Presumo. Senti Giacomo, ieri si giocava un incontro che lo scorso anno è stato visto nei playoff, quello tra Castrocaro e Riccione. Castrocaro è riuscito ad avere la meglio 3-2 sulla FIA Riccione. Le tue impressioni su questo match e poi facciamo anche un piccolo punto, ciò che ti fa sempre piacere, relativo al tuo
al tuo piccolo Bellaria, perché anche ieri ha subito l'ennesima sconfitta di questo campionato. Velocemente però, eh? Sì, sì, sicuramente. Allora, per quello che riguarda il Riccione, per me ha buttato via una grossa occasione. Infatti era andato in vantaggio, aveva buttato via anche la possibilità di raddoppiare con un calcio di rigore. E il Castrocaro, come anche l'anno scorso, è riuscita a beffarlo con un recupero e vincendo la partita 3-2. Quindi veramente per la FIA Riccione Castrocaro è una pecora nera. Per quello che riguarda invece il mio Bellaria, purtroppo ieri una sconfitta pesante, perché è ottenuta, è arrivata tramite una diretta concorrente per la salvezza. Questa non ci doveva, essere, non doveva arrivare questa sconfitta, perché era l'importante, era continuare a avere continuità di gioco e di risultati con Mister Mosconi. Adesso speriamo che sia solo un problema di ieri, anche perché la partita il Bellaria l'ha fatta, è riuscita anche a cercare in alcune occasioni di recuperare il pareggio, però il problema del gol si fa vedere ancora. Adesso vediamo mercoledì, che c'è subito il turno infrasettimanale, se si riesce a fare qualcosa di buono. Allora, spazio ai messaggi, iniziamo da Veronica, prego Veri. Eh sì, infatti stanno arrivando intanto messaggi per Simone. Ciao Simone, saluti dalle tue ragazze di Monaco. Simone, ti ricordi questo indirizzo? Ellen Vessel, Bogen 16? Qui sono i tuoi simpatizzanti, qua, aspetto di Simone. Non li conosco, non so di cosa parlano. Poi arrivano invece messaggi anche per Mattia, dicono il portiere più ricco che c'è, cosa di questo tipo, mi ricordo il portiere più ricco e credente della promozione. Mattia, cosa rispondi? Saluta anche posso tu. Posso immaginare i ragazzi della squadra sicuramente. Chi l'ha mandato? Li salutiamo ovviamente, salutiamo e complimenti ragazzi veramente per il campionato che state facendo, ve lo meritate davvero, un campionato d'applausi. Mattia, in prima persona soprattutto, ti abbiamo avuto modo di seguirvi sia nelle partite con San Pietro ma anche con i russi, e abbiamo visto giocare a calcio veramente bene la vostra squadra. E poi Daniele, ci chiedono da Pietracuta invece perché non vai a vedere una partita del Pietracuta domenica per esempio. Sono andato a vederli nel derby con i Verucchi, gli ho portato anche sfortuna che hanno perso 3 reti, allora meglio di no. 3 reti a 2, no vabbè. Meglio che non viene. Gli ho promesso agli amici di Pietracuta che appena potrò molto molto volentieri. Saluto in diretta anche Sandro Conti, intanto Fulvio ti porto anche i saluti, se no altrimenti non mi parla più del nostro compaesano Riccardo Giannini che ci teniamo, ha detto mi raccomando salutami il mister, quindi se lo vuoi salutare. Ringrazio, salutiamo Riccardo, speriamo che ci segua. Va bene, allora andiamo a vedere il prossimo turno d'eccellenza, esatto. Così vediamo assieme al nostro Giacomo anche le sfide interessanti, sono un po' queste: Argentana Sant'Agostino, Bellaria Giamarina, Old Meldola, questa è una sfida da zona rossa, Giacomo. Castrocaro Massa Lombarda, Cervia Marignanese, Classe Corticella, Fia Riccione Faenza per l'appunto, Real San Lazzaro Faro, Rimini Granamica, San Pierano Sasso Marconi, Savignanese Progresso. Ricordiamo che c'è il turno infrasettimanale, quindi torneranno in campo le squadre mercoledì. Mi fai solamente una cosa veloce, una battuta sulla Marignanese, Montalte d'applausi, eh? Sicuramente, ed applausi perché è riuscito prima solo con i risultati in trasferta, ma adesso anche in casa è riuscito a vincere ieri, era la prima vittoria e in questo momento è fuori dalla zona play-out, quindi veramente complimenti a Montalti e alla compagine marignanese. E qui Simone arriva un altro messaggino per te, Veronica non lo vuole leggere ma ha chiesto dal maschio di leggerlo io. Simone, un saluto dalla tua e ci fermiamo qui, patatina. Okay, ecco. Okay, vabbè, ti vogliono bene, lo sai, no? Mattia, sei il miglior portiere del mondo da un tuo fan speciale. Hai capito, anche i fan hanno, cioè, anche i fan. Allora, ci spostiamo nel campionato di promozione perché abbiamo diversi servizi da farvi vedere, dicevo appunto, puntata molto ricca. Prego, Veronica. Ebbene sì, quindicesima giornata appunto del campionato di promozione Girone D. Partiamo con Bacchia Cesenatico Giovane Cattolica 0-1, Gatteo Diegaro 1-2, Real Dovadola Gambettola 0-1 del nuovo tecnico Sauro Massi e senza Enea Monti, ricordiamolo. Reda Torconca, anche questa sfida che è terminata sullo 0-1, Ronco del Vais, Calcio del Duca 3-2, derby senza rete invece quello fra Russi e Calcio Cotignola, San Pietro in Vincoli Savarna 0-2, Valle Savio Fosso Ghiaia 4-1 e anche qui pareggio d'occhiali fra Stella e Tropical Coriano. Ricordando proprio che la gara tra Gambettola e Tropical Coriano deve essere ancora giocata, ci spostiamo invece con la grafica a vedere la classifica appunto aggiornata e alla ultima giornata, ricordando che il capocannoniere Farabegole del Ronco del Vais con 14 reti, sono invece 18 quelli segnati in questa giornata. Partiamo dal Russi
e in testa a 35 punti, che continua a vantare la migliore difesa, solamente 4 gol incassati, davvero pochissimi, complimenti al Russi. Poi Diegaro quota 32, calcio del Duca 29 con il migliore attacco, qualcosa come 31 gol segnati, sono davvero tantissimi. A chiudere poi la zona, così chiamiamola, playoff, Reda 28 e il Torconca che sale, acquisisce posizioni a quota 25. Poi troviamo invece in fondo, nella zona così playout, Savarna 13 punti, Valsavio 11, Bacchia Cesenatico 9, Fosso Ghiaia 8 e il Real Dovado la chiude con 7 punti. Allora, partiamo più dalla zona rossa della classifica. Il Valsavio è una formazione che tu, Fulvio, conosci molto bene, quest'anno sta avendo qualche difficoltà in più rispetto alle altre annate, soprattutto rispetto all'ultima, no? Come la sì. vedi? Ma dico, quest'anno sono molto giovani e le ambizioni erano quelle di salvarsi alla fine. Hanno giocatori importanti, d'altronde Milanesi, Farnetti, sinceramente non pensavo si trovasse così in basso. La squadra era per salvarsi, ma non a questi livelli. Ci sono dei giovani interessanti, perché sono centrocampisti come Lelli, che a me piace molto, poi ragazzini Tontini, il portiere Marchi, è un buon portiere. Adesso siamo alla 15ª giornata, forse hanno iniziato a capire un po' la categoria, chissà che non l'entusiasmo dei giovani. Magari se fanno qualche risultato, l'entusiasmo aiuta, una squadra molto giovane. Altre realtà che tu hai visto e hai avuto modo di vedere: l'anno scorso lottavano per salvare la categoria come Calcio del Duca e lo stesso Diegaro. Quest'anno sono secondo e, se non sbaglio, terzo e quarto in classifica. Queste qui sono, a parte i Torconca, che tra poco ne voglio parlare con Mattia, davvero le sorprese del campionato rispetto, considerando all'ultima stagione. Sì, l'ultima stagione sì, però se andiamo a vedere i giocatori che ha il del Duca, anche il Diego, non è che sono giocatori... Sono giocatori forti. Sì, perché il Diego c'ha i due babini, c'ha Ceia, Rodriguez, il del Duca ha giocatori come Fabri in difesa, ha giocato Acerri, Ribelle, la squadra Atena è tosta, secondo me è una bella squadra per giocarsi i playoff. Russi non lo conosco sinceramente, però d'altronde secondo me è questo, quando una squadra non prende gol i campionati li vinci. Non è che li vince con l'attacco, quindi se il Del Duca riesce a limitare gol subiti forse si può giocare qualcosa di importante, ma diversamente io sono sempre in questa teoria, i campionati si vincono con le difese, non con gli attacchi. Poi, tu sposi un po' la regola del nostro Renzo Baldissere, vi ricordo tra poco, dopo calcio di rigore, tutto su Rimini Calcio con Sport Up, tra l'altro bombe soprattutto arrivanti proprio dal nostro Renzo Baldissere. Leggiamo un messaggio e poi andiamo a vedere i primi servizi, prego. Grande Torconca e soprattutto grandi Melchiorri e Casoli. E poi continuano ad arrivare messaggi per Simone. Simone, saluti da sole ragazze, ma è fidanzato no? Se no, di che tale cerca? Ecco, qui insomma Simone stasera vogliono entrare più nelle cose personali. C'è qualcuno che dice, un messaggio per te, Veronica, puoi ricordare a Simone di sbrigarsi che noi abbiamo sonno. Mattia fa basta di bombarti, se no diventi troppo grosso. Questi sono gli amici, li leggiamo perché sono appunto i messaggi di squadra, salutiamo sia ovviamente la Vis Misano che il Torconca. Ebbene sì. Promesso la voglio da te però, ma a Matteo Ortali me lo dovete mandare perché ci deve far perdonare nei miei confronti, Simone, però mi raccomando. Ci piace, porto io. Ecco, bravo, bravo, bravissimo. Allora, adesso iniziamo a gustarci i servizi, Veronica. Ebbene sì, torniamo a vedere. Partiamo subito con Russi Cotignola. Nel calcio ci sono le bestie nere, lo era per il Mina di Capello, i Piacenza italiano di Gigi Cagni, lo era per la Juve di Trapattoni, i Cagliari degli Valdes, lo è per i russi evidentemente i Cotignola, unica squadra in gare ufficiali in questa stagione ad aver strappato a russi 4 dei 6 punti totali a disposizione, è unica squadra a creare dolori agli arancioni e che saranno dolori anche nella gara ordina si comprende già quando il Cotignola parte subito in attacco con l'assetto di un tiro da fuori aria di Paganelli bloccato dal portiere di casa, lo stesso capitano si ripete qualche minuto più tardi con lo slalom interessante che non si finalizza come meglio avrebbe sperato. Il Russi fa quel che può in tempi moderni e si vede con Zoli che spedisce la palla alle stelle. Da calcio piazzato il Cotignola fa le prove dei gol. Casadio, seppur in affanno, blocca in due tempi. I contropiedi degli ospiti si rendono nuovamente pericolosi guadagnando un calcio di rigore assegnato per un fallo di Casadio su Fabri. Il portiere di casa verrà ammonito. Sul dischetto Fabri calcia la destra del portiere che, bravo a respingere, sulla ribattuta lo stesso Fabri fallisce per la seconda volta facendo poi fallo sul portiere quando la sfera termina in rete.
Il Russi, prendendo spunto dal proprio nome, pare essere caduto in un sonno profondo. Casadio è costretto a intervenire dall'angolo diretto. Dopo una mischinaria di rigore, la conclusione della distanza di Corbino vola lontana. Squadra riposo sullo 0-0. Nella ripresa ti aspetti il risveglio dei Russi, invece ti ritrovi il solito Cotignola che con Petrini cerca gloria personale, ma Casadio para. Partita molto nervosa che sfocia in numerose ammonizioni da entrambe le parti. La ripresa non risparmia colpi proibiti. Il numero 9 Corbino viene mandato negli spogliatoi anzitempo dal direttore di gara dopo aver rifilato una manata a Vasumini e una gomitata a Fabio Babini, uscendo tra l'altro mostri dito medio ai tifosi in tribuna. Tuttavia la gomitata sembra aver svegliato Babini Fabio, che chiama la deviazione in corner l'attento Zama. Nonostante Cotignola sia in 10 uomini, attacca a pieno organico, creando maggiore difficoltà alla retroguardia arancione. Terzo pareggio di fila per i russi, che si ritrova ora a sole 3 lunghezze di vantaggio sull'inseguitrice di Garo, prossimo avversario proprio dei Falchetti. Big match di giornata di promozione, noi saremo lì domenica appunto con il nostro Luca a riprendere la gara, davvero una gara molto importante tra la prima e la seconda della classe. Sì. Allora, prima di andare a vedere il servizio del San Pietro, Mattia, arriviamo da te, è un campionato bello questo, sicuramente anche pieno di sorprese, abbiamo visto la classifica questa sera. Avete affrontato un po' due formazioni toste come il Russi e il San Pietro, chi ti ha impressionato di più e se soprattutto la classifica questa sera rispecchia un po' i valori del campo? Il Russi è davvero così forte? I russi ci è sembrato una squadra molto quadrata, giocano un buon calcio, però il loro punto forte è proprio quello di non prendere gol. In attacco non ci hanno impressionato molto, infatti l'unica occasione che hanno avuto è stata più che altro l'occasione del gol. Noi forse in quella partita, se andavamo sul 2-0 nel primo tempo, sarebbe stata magari un'altra storia, però il fatto di non prendere gol sicuramente lo avvantaggia. Ma che cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Tanto l'allenatore è rimasto sempre quello, il portiere è rimasto sempre quello, l'anno scorso avete fatto un campionato diverso, quest'anno cosa avete in più? Allora, in realtà l'anno scorso il girone d'andata lottavamo sempre tra le sì. posizioni più alte. Dopo però non fino a questo punto qui, quest'anno siete veramente in alto, c'è da dirlo questo. Sì, ma ti dico la verità, all'inizio, cioè tra noi sapevamo che avevamo una buonissima squadra, avevamo un'ossatura importante anche formata da... diciamo i grandi che avevano già fatto queste categorie, come il centrale difesa Vergogni, il nostro capitano, Fedeli, che con noi l'anno che siamo saliti, bei giocatori, avevamo fatto 19 gol, quindi dai, dei punti fermi ce li avevamo, e i ragazzi giovani che sono arrivati sono comunque di valore importante, quindi sapevamo di essere una squadra attrezzata, diciamo, per fare un campionato divertente. Quello che ci stupiva sono state le prime 3 giornate, dove sono arrivate 3 sconfitte, non riuscivamo a spiegarci il perché. Poi dopo si vede, arrivando magari i primi risultati, torna un po' di entusiasmo, la squadra è giovane, i valori ci sono, quindi abbiamo preso una buona strada. Uso le parole giuste perché lo scorso anno lei ne è testimone, qualcuno del Cattolica si è offeso, allora cerchiamo di parlare italiano nel miglior modo possibile. Lunedì scorso qualcuno ha ufficializzato attraverso un emittente che ci dovrebbe essere la fusione tra Tocconca e Giovane Cattolica. Tu che sei il protagonista in quel di Cattolica da qualche annata, come la vedresti questa fusione? Ma allora, da quando sono a Tocconca, sentire parlare di fusioni è all'ordine del giorno. Si parla sempre fusioni Cattolica e anche col Marignano, però... proprio il fatto che la sento ogni anno ormai non ci fa più caso. Quindi sei tranquillo? Sì, io sono tranquillo, però sicuramente dal mio punto di vista il fatto di unire più società permette di fare dei campionati più importanti. Sì, perché comunque le spese per una società ci sono, gli sponsor sono sempre quelli alla fine sul territorio, quindi... unire più società significa anche unire più sponsor e far avere meno spese e più entrate in una società ti permette poi di lavorare meglio. Questo è il mio punto di vista, però... Bella risposta. Si vedrà, piaciuto. Si vedrà. Andiamo a vedere il prossimo servizio allora. Ebbene sì, allora andiamo a vedere San Pietro in Vincoli, Salerno.
e crisi nera per il San Pietro e Vincoli, che non riesce a trovare miglior medicina se non la sconfitta con l'ultima della classe, che in verità si era mostrata formazione tosta, arcigna, già la settimana prima in quelle di Russi, con la capolista apparsa in difficoltà e con il Savanna pronto allo sgambetto. Non a caso uno svarione difensivo recato da Renna porta al tiro Brighi, che sbaglia incredibilmente nei primi minuti del match. Il solito Migliaccio prova a migliorare le cose per il Soe, ma la sua conclusione viene deviata in corner dall'attento Bosi. Fa meglio all'ottavo Montanaro, che pennella al centro per Migliaccio, la cui conclusione sfiora il palo. Ma i ravennati appaiono in difficoltà, cosa che si verifica puntualmente al minuto 15, quando Ghetti si presume che colpisca Spighi. Dagli 11 metri Renna nega la gioia del gol allo stesso Spighi, tenendo il risultato sul pareggio. Ma lo stesso portiere è chiamato a rispondere sul tiro di Bottini, bloccato in due tempi due minuti più tardi. Bottini dimostra di avere nella botte il vino buono, ma questa volta esagera alzando la mira. In San Pietro si vede con Montanaro, che serve Casadio, la cui deviazione termina alto. Più preciso Montanaro quando crossa al centro con Damassa, che apparso in netta difficoltà sfiora l'incredibile autorete. Termina qui il primo tempo. Intercaldo sembra essere stato assaporato inizialmente dagli uomini di Frischi, con Migliaccio che tenta la via del gol, ma la sfera viene deviata nuovamente in corner e con Collini che, prendendo spunto dal proprio nome, finalizza proprio in collina. Ad imitarlo dall'altra parte ci pensa Bottini, che approfittando di un passaggio sbagliato non inquadra il bersaglio, ma lo stesso Bottini fa risultare il tè preso negli spogliatoi molto amaro agli uomini di casa, che vengono trafitti da un diagonale di Focaccia servito proprio dallo stesso Bottini. Il San Pietro rimane incredulo, reagisce, ma Bossi respinge e sul photo finish viene nuovamente castigato da Marocchi, che da due passi infila la porta avversaria mettendo in ghiaccio la gara. Allora, mentre chiedo alla regia di vedere il prossimo turno di promozione, Fulvio, ultima battuta proprio sul San Pietro, il tuo amico Frischi, che l'anno scorso allenava la San Pierana, è in difficoltà in questo momento. San Pietro di Vigo ha costruito una squadra per giocarsi il campionato, invece il campionato. Sicuramente anche Frischi, magari sai, scende dall'eccellenza, promozione, sono due categorie un po' diverse, sono due categorie. In eccellenza gioca un pochino di più a calcio, più tecnica, deve conoscere ancora bene la categoria, ha dei nomi importantissimi di San Pietro in Vincoli, non mancano le risorse, quindi sicuramente se hanno bisogno di intervenire, intervengono. È un peccato perché è una squadra così, secondo me doveva essere lassù o a ridosso del Russi. Mi trovi d'accordo. Io penso che anche Frischi... magari la vede come me, la vede. Concordo. Allora, adesso noi ci fermiamo un attimo per andare in pubblicità, proprio un minuto e mezzo, poi rientriamo, gran finale. Pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa. Una città degli abiti da sposa. Tu pensa, che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful. Oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Mo sorbole, mo socme, mo ciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabri Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure.
Vi aspetto in azienda. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Bene, rientriamo in studio, come detto precedentemente, andiamo a vedere subito quello che è successo nell'ultimo turno del campionato di promozione marchigiana. A te la parola, Veronica. Ebbene sì, siamo giunti all'11ª giornata con Belvedere Nuova Real Metauro 0-0. Ilario Lorenzini, Vigor Senigallia 1-0, decide Carletti 1-0 anche fra Laurentina e Audax Piobico con il gol di Costa. 2-0 invece fra Moie Vallesine, Gabice e Gradara. Osimana passa Tempese 2-2. FC Senigallia, Valfoglia 2-0. Vigor Castelfidardo, Atletico Alma 0-2. E Villa Musone, Olimpia Marzocca 0-1 con il gol di Morganti. A 4 giornate dal termine di questo girone di andata, il capocannoniere pesaresi con 9 reti e sono 13 le reti segnate in questa giornata. Guardiamo quella che è la classifica con l'Olimpia Marzocca che si trova in vetta a 23 punti, che vanta anche il miglior attacco, 21 i centri messi a segno fino ad ora. In zona playoff invece troviamo Ilario Lorenzini a 22 punti, Atletico Alma e Moia Vallesina a 21, Vigor Senigallia 18, salgono l'FC Senigallia a 18 punti, la Laurentina 17, il Gabice Gradara invece perde posizioni, 15 punti per il Gabice Gradara con 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Il Vigor Castelfidardo con 13 punti in classifica vanta invece la migliore difesa con soli 7 gol incassati. In zona play-out troviamo Osimana 11 punti, Valfoglia, Nuova Real Metauro 10 punti, Belvedere 8 e Audax Piobico che torna ad essere il fanalino di coda a quota 7. Sì. Faccio una precisazione. Purtroppo in settimana è successo che il tecnico della Vigor Senigallia è stato colpito da un ictus, mister Antonello Mancini, quindi comunque ci aggreghiamo tutti quelli che sono i migliori auguri nei suoi confronti. Sì, sì. Ci uniamo anche noi. Allora facciamo ancora, proprio su queste parole andiamo a vedere adesso il servizio inerente alla gara che ti ha visto protagonista nel seguire da vicino, ovvero il Gabice Gradara calcio. Non torna a sorriso tra le fila del Gabice Gradara che sul manto del comunale Pierucci viene bissato dal Moie Vallesina. Un punto nelle ultime 4 gare per la compagine di mister Cangini che inizia a sentire il peso della categoria ma ritrova la rosa al completo. Tra gli 11 titolari preferito Simoncelli a Lavanna, buona la sua prova. Dentro anche Ceramicola, costretto però a lasciare il campo dopo la mezz'ora a causa di uno stiramento all'adduttore, al suo posto Arduini. Meglio i primi 45 minuti per gli ospiti con Muratori che al decimo da calcio piazzato sporca i guanti di Cerioni. Dall'altra parte la serpentina di Minotti viene frenata da Ciavaglia. Al 23esimo allora provano a cercarsi gli adriatici, Ciavaglia mette in mezzo, girata di prima di Costa che sfila però a lato. Ancora rosso-blu qualche minuto più tardi con la punizione di Tebaldi che tenta lo schema ma senza successo. Alla mezz'ora scendono dalla sinistra gli ospiti e allora Costa che prova a servire alla sua destra Simoncelli, il cui sinistro di prima intenzione è preda di Cerioni. Il Moie reagisce con questa conclusione fuori misura e si va così negli spogliatoi sul risultato di 0-0. L'approccio al rientro dagli spogliatoi per gli adriatici non è quello giusto e dopo appena 3 minuti il Moie Vallesina trova il pertugio tra il legno e Palazzi con Birarelli che sigla il gol del vantaggio. Risposta rosso-blu affidata a Muratori, facile per Cerioni. A centrocampo malinteso fra Costa e i mediani ne approfitta Mastri che guadagna metri e dai 35 lascia partire un bolide che si stampa sul legno pronto di testa alla ribattuta V che si divora il gol. Nuovamente i locali in pressing con il neoentrato Nacciariti che sfila la retroguardia fuori gioco non segnalato ma è Terenzi prima e Palazzi poi a tamponare. Le squadre si allungano ed è ancora il Moie ad impensierire con V per Nacciariti che si allunga troppo il pallone.
Il Gabice Gradara prova allora ad allentare la pressione, ma è fievole il tentativo di Tebaldi. Rispondono i locali con la punizione direttamente per Palazzi. Al 35esimo si fa vedere Simoncelli, azione fotocopia. Al 38esimo dalla bandierina Muratori sul primo palo deviazione siluro di Tebaldi che vola alto. I giochi sembrano conclusi e invece al 43esimo c'è ancora spazio per la seconda rete dei locali con Nacciariti, il cui diagonale mette definitivamente la parola fine alle speranze del Gabice Gradara. Al comunale di Maiolati Spontini, Moie Valesina 2, Gabice Gradara 0. Si chiude un novembre nero per i rossoblu, impegnati sabato 3 dicembre alle ore 14.30 allo stadio Maggi di Gabice Mare nell'ostica sfida con l'Ilario Lorenzini. E dunque, mentre chiedo proprio al nostro Stefano Papini di farci vedere il prossimo turno, così scopriamo anche da vicino il prossimo avversario del Gabice, chiedo proprio alla nostra Veronica intanto il prossimo avversario, che sarà il... Ilario Lorenzini, e ricordiamo che abbiamo anticipato la partita a sabato pomeriggio, quindi non domenica, sabato pomeriggio, stadio Maggi di Gabice Mare alle 14.30. Ecco, una domanda sia per te che per Giacomo inerente al Gabice. Prima giustamente leggevi la classifica, all'inizio ci avevi un po' sperato che il Gabice potesse prendere il volo come lo scorso anno, adesso è a metà classifica, però 6 punti di distacco dalla prima, insomma fanno ancora ben sperare per la zona playoff. Sei soddisfatta fino a questo momento della squadra che rappresenti? Ma si inizia un po' a guardare forse quelle dietro invece che quelle davanti, no? Come succedeva all'inizio, però teniamo sempre conto che comunque il Gabice Gradara è una matricola e quindi come tale affronta tutte quelle che sono le difficoltà di sorta, senza contare che, come spesso accade, insomma, la rosa al completo poi viene a mancare, tranne nel caso appunto di domenica, ma come si è visto, insomma, già c'era Micola, si è fatto male. Comunque sicuramente è un buon campionato quello del Gabice, nelle ultime 4 gare si è un attimo persa quella che poteva essere la forma migliore, quindi ci auguriamo di certo che possa ritrovare, ecco così, la giusta via, come spesso si suol dire. Giacomo, agganciandovi al discorso adesso di Veronica, l'anno scorso li abbiamo super elogiati dalla coppia offensiva Rossi Muratori, ti aspettavi qualcosa in più nel campionato di promozione, che ricordava benissimo Veronica. Ricordiamoci che Gabice è una matricola e per i Gabice soprattutto un nuovo campionato. Sì, sicuramente, come ci avevano abituato, mi aspettavo qualcosa in più, però non dobbiamo dimenticare che veramente il Gabice Gradara, essendo una matricola, sta affrontando per la prima volta questo campionato e quindi le difficoltà le trova. All'inizio era tutto rose e fiori, i risultati arrivavano, anche se i gol della coppia d'attacco stentavano, però era il gioco che c'era. Adesso questo mese di novembre è stato un po' nero, però anche ieri si è visto che le occasioni le ha avute, quindi quando riuscirà a trovare la forma, soprattutto davanti, e realizzare tutte le occasioni che riesce a creare, io penso che riuscirà a risalire la china. Intanto Daniele ci si consola un po' con il percorso di Coppa Italia che invece sta procedendo per quanto riguarda il Gabice Gradara. E facciamo ovviamente l'in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Adesso ci spostiamo in prima categoria, girone H Romagna, andiamo a vedere proprio la grafica. Qui vado contro tendenza, faccio soprattutto i complimenti senza leggere i risultati a Villa Alta, che finalmente è riuscita a vincere la prima partita in stagione, ha ottenuto i 3 punti vincendo meritatamente contro il Colonnello addirittura per 3-0. Andiamo a vedere anche la classifica dopo l'ultimo turno, classifica che non cambia molto perché a braccetto viaggiano sempre Pietracuta e Igea Marina, terzo posto per il Verucchio, qui salgono la china e il Misano e Granata, pensate un po', 6ª vittoria consecutiva, se si pensa che fino a 1 mese e mezzo fa era a quintultimo posto insieme a Nuova Feltre con gli stessi punti, adesso si vede che è al 4º posto insieme al Misano, per differenza reti, qui vedete che è finita al 5º posto. Prima di vedere il servizio del Nuova Feltre, cara Veronica, Fulvio, tu sei stato in passato ad allenare una formazione come Nuova Feltre, qualche anno fa si chiamava Nova Secchiano, ti sorprende un Nuova Feltre così indietro in classifica? È una neopromossa, però anche se è una neopromossa, sinceramente io pensavo fosse una di quelle squadre che doveva arrivare in primi 4-5 posti, perché la società ha voglia di vincere, l'organico c'è, con un paio di innesti, per me ti puoi giocare in campionato, sono giocatori importanti, giocatori che hanno fatto promozione, eccellenza, e poi sono ambienti caldi, per un giocatore giocare in uno stadio dove ci sono 350 tifosi è stimolante, quindi sinceramente pensavo che avesse qualche punto in più il Nuova Feltre. Del perché laggiù non lo so, non vivo l'ambiente Nuova Feltre, non lo so, però secondo me la classifica non rispetta
Il valore della squadra. Il valore della squadra, sì. Simone, la Vis Misano l'abbiamo vista quinta in classifica, vedendo che questa coppia Pietracuta e Igea sta prendendo il largo, ti sei morso qualche volta la lingua pensando che almeno per le prime tre giornate di campionato eravate lì al primo posto insieme a Morciano? Sì, diciamo all'inizio ci avevamo fatto la bocca buona, però obiettivamente il nostro campionato è questo, noi non abbiamo velleità, obiettivi troppo alti, noi puntiamo a fare un bel campionato, magari a far meglio dell'anno scorso, se è possibile, però sono squadre più attrezzate di noi, diciamo. Allora, andiamo a vedere proprio nel dettaglio la partita che ti riguarda da vicino, caro Simone, andando a vedere appunto Vis Misano, Nuova Fete, servizio. La ricerca dell'identità perduta dopo un inizio certamente da urlo. Nuova Felte alla ricerca della seconda vittoria esterna in stagione dopo il colpaccio di Morciano, mentre Misano, dopo la rocambolesca vittoria interna con i Villalta, vuole dare continuità al segno 1. Non a caso i padroni di casa sfiorano i gol già in apertura quando un colpo di testa di Olivieri viene accompagnato sulla traversa in angolo da Spadazzi. Boldrini, pochi minuti dopo, insidia nuovamente la porta giallo-blu con Spadazzi che respinge il tentativo con la sfera che però carambola sul piede di Passarino e in gol, ma rete annullata per posizione di offside. In velocità Muccioli sorprende questa volta la retroguardia ospite, ma al momento decisivo pecca di precisione. La spronatura arriva allora ad opera del vice capitano Imola con un destro dalla distanza che sfiora di poco il montante superiore della porta difesa da Spadazzi. È la volta del Nuova Fete con due discese di Ringo e Antonelli tenta il sorpasso. Nella prima arriva l'appoggio finale verso Pilotto che calcia, non trovando lo specchio della porta. Nella seconda tenta la solo personale numero 3, vedendo negata la gioia del gol da Guantone di Montagna. Squadra a riposo sullo 0-0. A rientro dagli spogliatoi, la formazione locale spinge dannatamente sull'acceleratore. Spadazzi e super sulla conclusione a distanza ravvicinata di Meluzzi, ma poco dopo nulla può, quando Imola dalla distanza inventa direttamente al calcio piazzato una traiettoria velenosa che inganna l'esperto numero 1 gialloblu. A questo punto, dopo tanto pressing, Ortaldi parla di giusta dimensione. Una seconda vittoria consecutiva, pensiamo finalmente forse di aver trovato la nostra giusta dimensione e vogliamo continuare a proporre calcio, giocare con convinzione e fare tanti gol. Oggi ci siamo riusciti, anche se come spesso ci capita ne abbiamo anche sbagliati tanti. Dopo una manciata di minuti, il Nuova Fete perviene al pareggio. Traversione di Cupi dalla destra, la mancata comunicazione tra Montagna e Mazzoli scaturisce il gol del Nuova Fete. Ortaldi non gradisce. Non mi è piaciuto prendere gol su un cross, purtroppo quest'anno per disattenzioni o di singoli o del reparto o per gol fortunosi abbiamo fatto la collezione di episodi sfavorevoli. Pilotto a questo punto è pronto a dare la carica ai suoi, entusiasmo che corre però il rischio di spegnersi quando Spadazzi, e chi se non fosse per lui, chiude ottimamente lo specchio della porta rispondendo a due conclusioni sotto misura di Muccioli. Baldini dall'altra parte, come con il Verucchio, prova a pungere, ma Montagna si distende e afferra il pallone, con lo stesso pallone che diviene beffardo quando da una posizione di Meluzzi una confusa mischia in aria termina con la sfera che carambola casualmente sulla testa dell'ex Pietracuta Stella, infilando Spadazzi per la seconda volta. Guerra assorbe il colpo e precisa. Abbiamo traghettato un 1-1 fino a gran parte della partita, poi secondo me con due disattenzioni, due errori, secondo me potevamo fare meglio, potevamo gestire meglio la partita, anche perché avevo appena cambiato sull'1-1 il modulo di gioco mettendo due punte per provare anche a far male all'avversario. Non ci siamo riusciti, ci hanno fatto male noi, loro a noi e portiamo a casa una sconfitta contro una squadra che ha secondo me dei valori, oggi li ha fatti vedere insomma. Il gol scompone la squadra che, gettatasi in avanti alla ricerca disperata del pareggio, subisce il diagonale vincente di Zamagna. Partita ai titoli di coda, anche se per il Nuova Fete perviene l'ultimo tentativo dalla distanza, senza fortuna. E dunque abbiamo visto il match che riguardava da vicino il nostro Simone, andiamo a vedere con la regia il prossimo turno, anche qui ci sono degli scontri importanti, Nuova Fete che andrà a far visita allo Spontricciolo, c'è Colonnella Vis Misano, Granata Villalta, e Granata potrebbe addirittura allungare la propria striscia positiva, Igea Marina Sant'Elmete, altra partita di cartello, ovviamente anche Pietracuta Real Miramare. Un po' queste diciamo le sfide, poi c'è un altro derby della Valmaricchia, Vis Poggioberni Verrucchio. Allora, Vis Misano Colonnella, partita difficile, però è andata a giocare sul sintetico, te lo dico già, cosa ti aspetti? Vinco loro.
Ecco. Intanto sono arrivati diversi complimenti per Mattia, ti vorrebbero addirittura in nazionale. Sembri Donnarumma, non tirartela troppo, ti riassumo tutti, diteli che è meglio Andrea Nesi, e quindi lo diciamo anche in diretta, meglio Andrea Nesi. E va bene, questi sono i complimenti degli amici. Stasera dobbiamo salutare in anticipo perché noi ci concentriamo sulle bocce. Quelle di inerente alle donne. Bravo. Voi non ridete, lo capite subito male. Io sto cercando di essere preciso. Ecco. Allora, c'è la bocciofila Riccione che sta prendendo pian piano sempre più corpo e soprattutto stanno diventando davvero protagonisti, non solo sul panorama locale, ma soprattutto a livello nazionale, perché no, anche europeo. C'è stata una piccola sorpresa ad opera del nostro Mario Lugli, che salutiamo con affetto. Allora andiamo a vedere questo servizio, poi rientriamo e salutiamo tutti gli ospiti. Il servizio. Sono Roberto Mori, dirigente della bocciofila riccionese. Voglio ringraziare Rete 8 VGA che ogni anno ci viene a riprendere nel momento in cui facciamo il resoconto dell'annata sportiva. Quest'anno per la nostra bocciofila è stato un anno buono, considerare buono. Abbiamo avuto dei buoni successi in trofei e tornei in giro per l'Italia. In più abbiamo partecipato ai campionati italiani senior a Brescia, ai campionati over 60 a Roma e alle fasi finali del campionato italiano per società, sempre a Roma, nel centro federale CONI FIB. Sicuramente il fiore all'occhiello di quest'anno come vittorie è stato il Master Grand Prix che si è svolto a San Giovanni in Persiceto. Il nostro atleta, coach Roberto, ha vinto questo Grand Prix ed è una gara dove partecipano i migliori 8 giocatori per ogni categoria. Ecco, qui alla mia sinistra ho un veterano delle bocce riccionesi, riminesi e italiano, Carli Orfeo. Ecco, come vedi il futuro delle bocce, il futuro del nostro gioco? Ma il futuro delle bocce, bisogna che ci siano più giovani che vengano a giocare, anche perché è uno sport bello, che ci si diverte e poi si impara a stare in campo nei momenti difficili. Cioè è uno sport che, se uno non è sempre concentrato e nei momenti che è indietro non ci mette tutta la grinta, non vince. Ecco, dal veterano passiamo all'allievo, la nostra speranza della bocciofila riccionese, Nicoletti e Tommaso. Tommy, allora, questo gioco delle bocce, come ti sei appassionato? Che cosa ti aspetti? No, dai, io ho iniziato, diciamo, quest'anno a giocare, però mi sono appassionato subito, anche perché è un gioco molto coinvolgente e, diciamo, che non implica, diciamo, soltanto capacità fisiche, ma anche mentali. Bene, bene, senza tralasciare gli studi però, eh? Sì, sì, infatti bisogna conciliare entrambe le cose in maniera, diciamo, più possibile ottimale. Come vedete, abbiamo i veterani, i giovani, la bocciofila riccionese è sempre qua. Ecco, dopo aver ascoltato i nostri due atleti, il veterano e l'allievo, vorrei parlarvi della tombola, della ormai tradizionale tombola che facciamo tutti gli anni. Quest'anno verrà fatta dal 3 di dicembre fino al 5 di gennaio e tutte le sere, e sarà una delle feste dove potrete partecipare, dove vi invitiamo tutti quanti a partecipare con la vostra famiglia, con i figli, con i nonni, perché sicuramente sarà una serata diversa, una serata divertente, dove potrete anche vincere dei premi molto, molto belli, premi che sceglierete voi direttamente, e per cui vi invito a venire. Ringrazio ancora VGA e vi aspettiamo. Ciao, grazie. E speriamo che sia una tombola fortunata anche nel 2017, che ci porti tanti soldi. Tutti a giocare a tombola. Grazie Veronica di essere stata qui tra noi. Grazie a voi, come sempre appuntamento lunedì 19:55, calcio di rigore. Saluto Giacomo Alpini. Ciao, buonanotte a tutti. Rimani lì perché ti aspetta Sport Hub, tutto su Liberi Calcio con Renzo Baldissari fra 5 minuti esatti. Grazie a Mattia Belchiodi. Grazie a voi. Portiere Torcun, che è nuovo Donnarumma. Grazie all'allenatore Fulvio Fabiani. Grazie a voi. Prossima alla panchina dell'Inter, lo ricordiamo. E salutiamo Simone Imola, difensore della Bissimisano. Ciao a tutti e grazie. Grazie ancora a tutti voi, noi ci vediamo tra poco con Sport Hub.